Eccoci qua con la seconda parte del video degli acquisti Tigotà. Per chi insomma non l'avesse visto, vi lascio giù sotto nell'info box e magari anche qua da qualche parte nelle schede, insomma, o sopra o sotto, da entrambe le parti, il link per la prima parte di questo video dove vi mostro gli altri acquisti Tigotà, ma quelli meno interessanti per quanto mi riguarda, cioè ciò che riguarda la casa, la cucina, quelle cose lì per pulire il bagno, prodotti prevalentemente di pulizia. In questa seconda parte del video invece vi mostro le cose che riguardano un po' più la cura della persona, il beauty. Dicevo nel primo video che ho approfittato sia degli sconti che erano già presenti in negozio, sia dello sconto del 20% sul totale della spesa. E quindi mi sono tolta un po' di sfizio, ho preso delle cose che magari mi incuriosivano, che avevo già visto, ma che non avevo ancora acquistato, magari anche per il prezzo o perché non mi servivano in quel momento e non mi servono tuttora perché veramente ho la casa piena. Ma considerando appunto lo sconto, ho detto: ma sì, dai, preferisco acquistarli adesso che sono in sconto, anche se non mi servono in questo momento, ma ne approfittiamo e via. Ciao. Qua c'è il mio lunghissimo scontrino, però come vi dicevo nell'altro video non vi dico i prezzi perché a memoria non li ricordo, se sto a guardarli tutti veramente non finiamo più. Vi dico solo che ho speso un bel po', però insomma col 20% ho risparmiato 12,69 euro. Quindi vabbè, dai, ci sta. Allora, iniziamo, vi faccio vedere un po' a caso, tiro fuori dal sacchetto. Ah beh, prima cosa fondamentale, anche se in realtà poco efficace, spray anti-zanzare. Ho voluto prendere questo che è una sottomarca, non il classico Autan, perché costavano un po' troppo. Questo invece era in promozione e considerando che siamo alla fine della stagione, anche se qua comunque le zanzare veramente non ci danno tregua, infatti nella prima parte del video ho fatto vedere anche le candeline che ho comprato alla citronella perché qua veramente sono necessarie. Non mi scocciava di prendere quello costoso, ecco, quindi ho detto prendiamo questo, qualcosa farà. C'è scritto che protegge per 8 ore dalle zanzare, efficace anche contro la zanzara tigre, la zanzara tropicale e i moscerini. Secondo me non è efficace contro un bel cazzo di niente, nel senso che 8 ore manco a parlarne. E secondo me la zanzara tigre no, cioè non l'hanno ancora trovato, secondo me, il repellente contro le zanzara tigre, perché a me pungono. Cioè, magari dove ho spruzzato questo in modo preciso, lì, proprio lì, no, ma se io faccio una spruzzata generale sulle braccia, sulle gambe e magari non me lo spruzzo sui piedi, mi pungono i piedi, quindi comunque funziona sì e no, e poi puzza, puzza tremendamente, cioè nel senso sembra una camera a gas, sembra veramente di soffocare appena lo si spruzza, perché comunque ne devo mettere tanto per farlo funzionare. Quindi questo che si chiama Stop, bah, insomma, non è proprio il massimo, però l'ho usato questi 2 giorni, lo testerò ancora un attimino e magari ve ne riparlerò, però. Poi di Farmofficina, che è un brand di cui ho già acquistato diversi prodotti, sempre da Tigotà, ho voluto prendere di questa linea la cannabis di cui avevo preso, non mi ricordo se il bagnoschiuma e sapone mani e viso, cioè sapone mani e viso era, cioè, un unico prodotto che faceva entrambi. Ho voluto prendere anche lo shampoo, un bel boccettone. Questi prodotti, essendo biologici, certificati, costicchiano, devo dire, quindi ne approfitto appunto quando ci sono degli sconti. Questo shampoo idratante, calcolate che di questo brand c'è la linea alla cannabis, allo zenzero e al carbone nero. Vi rimando agli altri video Tigotà per gli altri prodotti e quindi intanto vi mostro questi. A me piace anche molto il packaging in realtà di questi prodotti, anche se è essenziale, però devo dire che non mi dispiace, ci sta. Questo è 500 ml, quindi un bel boccettone. E della stessa linea in combo ho voluto prendere anche il balsamo idratante, sempre alla cannabis, sempre biologico certificato, vegan ok. Quale altra certificazioni ha? Bio Eco Cosmesi IAB. E
Quindi, va, proviamo, proviamo. In realtà, devo dirvi la verità, i prodotti per capelli biologici su di me, con tutte le necessità che ho, non tutti. Però, insomma, mi incuriosiva questa linea, soprattutto perché ha la cannabis, e quindi ho detto, ma proviamo. Poi, ho preso i patch contorno occhi, questi qua in hydrogel di Skin Station. Questi erano in offerta. Mi sembra 1,99 euro, ma non vorrei dirvi una stupidaggine. Sono quelli con, come si chiama? Con oro 24 carati naturale, vabbè. Illuminanti anti-age. E all'interno ci sono 8 patch, quindi 4 coppie. Non male comunque il prezzo. E non li ho mai provati di Skin Station, quindi già che erano in offerta ho detto ma sì, dai, prendiamoli e proviamoli. Questi qua. Vedremo un po' come sono. Poi in offerta c'era anche il bel boccettone di scrub drenante Geomar. C'erano tutti gli scrub della Geomar e anche i fanghi, se non sbaglio, in offerta a 6 euro qualcosa circa. Non era un'offertona, però insomma, comunque qualcosa di offerta c'era e quindi ne ho approfittato perché come scrub non ne ho tantissimi in questo momento nelle scorte e tra i vari che c'erano ho voluto prendere questo qua drenante con zucchero e olio di argan, levigante per la pelle, effetto antiacqua. Anche questa è una cosa che mi incuriosiva. Ce n'erano veramente diversi, di diverse tipologie, c'era il rimodellante, il drenante, non mi ricordo, ho scelto il drenante, un po' come la tisana e credo il problema, l'inestetismo delle mie gambe maggiori, credo sia proprio il fatto che bevo molto, 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 molto poco e quindi purtroppo la pelle, non dico che ho chissà che cellulite, però si vede che c'è un problema di ritenzione idrica fondamentalmente. E oltre che poco movimento, poco sport, quello vabbè, mia colpa, lo so, e anche il fatto di non bere. Vabbè, comunque, era in offerta e quindi per 600 grammi è un ottimo prodotto, comunque, ci sta. Poi, un intruso. C'è un intruso che non c'entra niente in questo sacchetto, vabbè. Le spugne, queste qua della quando è. Qua per la casa, avevo un pacco sempre fatto così multiplo con delle spugnette, ovviamente non sono il massimo, durano poco e quindi bisogna sostituirle e quindi visto che ero agli sgoccioli con le ultime e ho acquistato anche queste. Poi mi hanno dato anche dei campioncini di profumo, tra l'altro, vabbè. Ah, ho preso l'Avvio che io utilizzo per pulire i pennelli in realtà. È un prodotto che consumo e quindi anche questo in realtà ne ho un altro. Mi sembra che ne avevo già comprato una confezione nuova. Però vabbè, ne ho sempre approfittato, sempre per il fatto che comunque c'era lo sconto e quindi visto che è un prodotto che utilizzo l'ho preso. Poi, sempre in offerta, ho voluto prendere, costavano 1,99 euro se non sbaglio, queste due candeline. Sia perché erano in offerta, sia perché sono nel vasetto di vetro classico che poi diventa un bicchiere, semplicissimo, e sia perché mi piacevano. E quindi ho preso questa qui ai macarons, non che io mangio i macarons, però era carina anche a vedersi, anche il profumo, e questa qui che decisamente amo di più come profumazione, che è quella al melograno, molto buone. E queste qua, insomma, così. Carine da mettere in casa, in giro, poi là mi piacciono molto le candele e per 2 euro si poteva fare, ecco. Poi, sempre in offerta, ho voluto prendere questa maschera in tessuto di Geomar. Non ho mai provato maschera in tessuto di Geomar, questa è la prima. Ho provato diverse di quelle in crema, ma in tessuto no. E quindi visto che era in offerta l'ho voluta prendere, proviamo insomma una maschera. Poi ho preso, un po' fissata con canapa e cannabis come si può notare, questo doccia shampoo della Bioteca Italiana con appunto estratto di canapa bio.
anche questo appunto un prodotto biologico, 200 ml, un doccia shampoo che non è un prodotto che amo particolarmente, come vi ho già detto, ma questo l'ho preso per Nicola più che altro, che magari va in palestra e lo utilizza appunto come unico prodotto che va bene su tutto, ed è questo qui. Poi in offerta, e ne ho presi due proprio perché erano in offerta, ho preso queste due confezioni di olio di mandorle puro della Omnia Botanica, e queste erano in super offerta perché 250 ml li ho pagati 2 euro qualcosa, 2,60 euro se non sbaglio, quindi un ottimo ottimo prezzo, tant'è che appunto ne ho prese due confezioni ed erano le uniche due rimaste, quindi ero lì titubante, ne prendo due, ne prendo una, ho visto che ce n'erano solo due, ho detto dai prendiamo, tanto comunque è un prodotto che utilizzo. Questo tra l'altro non l'ho mai provato, però mi piace perché ha anche la confezione in plastica, plastica scura, quindi comunque sembra elegante, sembra quasi in vetro visto così, in realtà è plastica e quindi anche comodo volendo da tenere proprio dentro alla doccia, e mi piacciono quelli di plastica proprio per quello, perché almeno non rischio che se mi scivolino, visto che è olio, mi vadano in mille pezzi dentro nella doccia, faccio un disastro e mi taglio, quindi questo plastica molto molto comodo, e per il prezzo che ha assolutamente ne valeva la pena, perché 2 euro qualcosa per 250 ml di puro olio di mandorle ci sta. Vediamo un attimino l'inci, olio di mandorle appunto, quindi ottimo. Poi sempre della Bioteca Italiana ho preso questo olio viso alla melagrana bio, con estratto appunto di melagrana bio. Di questa linea avevo provato lo struccante, no, l'acqua micellare, ma non avevo provato praticamente nient'altro e mi ispirava l'olio, quindi ho preso questo qua, anche perché non mi ricordo precisamente il prezzo, ma avevo calcolato che per 30 ml il prezzo era conveniente, sui 4 euro circa, non vorrei dire una stupidaggine, però avevo fatto il ragionamento che comunque per 30 ml il prezzo era vantaggioso, considerando che poi c'era da applicare anche il 20% di sconto, e quindi visto che sto finendo diversi olietti per il viso, in previsione dell'inverno ho pensato di acquistarlo. Poi ho preso questa più che altro, sì, per me ma anche per Nicola, perché diciamo tra le maschere quelle peel off sono quelle che preferisce, perché poi non deve risciacquarsi e quindi si staccano, così sono più comode diciamo, e ho preso questa qui di Himalaya, questa qui, alla mandorla e cetriolo, elimina le macchie, compatta e ringiovanisce, e bah, non l'avevo mai provata. Questa qui mi aveva incuriosito, costava pochino, 2 euro qualcosa se non sbaglio, e quindi insomma mi aveva incuriosito, ho deciso di acquistarla, sempre pensando che c'era lo sconto, quindi ci poteva stare. Poi vicino alle casse ho visto un altro prodottino che mi ha incuriosito, ed è questo qui, questo olio corpo del Giardino dei Sensi, elasticizzante profumato, olio corpo con olio di neem certificato ICEA. Questo prodotto non l'avevo mai visto, l'ho notato proprio così, stavo insomma mi stavo dirigendo verso le casse e ho visto insomma il cestone con dentro questi prodotti in offerta, e quindi ho voluto prenderlo. 150 ml, non mi ricordo precisamente il prezzo, ma intorno ai 2-3 euro, 3 euro forse. Però mi ha incuriosito perché era il NIM e non l'avevo sinceramente mai visto, e quindi ho detto ma sì dai prendiamolo. Ultimi prodotti, quelli un po' più succosi, più preziosi diciamo così. Allora, ho preso delle Driadi, questo tonico, forse il prodotto che costa di più tra quelli che ho acquistato, perché questo tonico addolcente per il viso viene sui 9 euro, però appunto ho poi applicato lo sconto del 20%. E io sono amante dei tonici e delle insomma lozioni per il viso, e
ho sentito bene parlare di questo prodotto, mi incuriosiva e quindi ho voluto acquistarlo. Il packaging è bellissimo, dà proprio l'idea di qualcosa di appunto prezioso. Ho ancora attaccato il coso qua. Ecco qui, molto 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 carina la confezione. 200 ml, sono veramente curiosa di provarlo. In realtà, se consideriamo che gli idrolati della saponaria per 100 ml costano circa 3,50 euro, se facciamo per due sono 7 euro, quindi più o meno io con lo sconto l'ho pagato come quasi un idrolato della saponaria, quindi non è male comunque come prezzo. Poi lo proveremo e vedremo. Per finire, ultimi due prodotti, ho riacquistato questa mist di Now Bay che avevo già acquistato, è appunto la mist della linea Detox, questa costa pochissimo ed è fenomenale, certificata, EcoCert, eccetera, eccetera, e ha un prezzo bassissimo perché rispetto ad altri siti da Tigotà la potete trovare a 4,99 euro più lo sconto sempre del 20%, quindi ho detto sì, dai, ascolta, io la prendo, anche perché di alcune cose quando sono belle, quando ci tengo in modo particolare, mi dispiace anche poi utilizzarle, e quindi di alcune cose, se riesco, se posso avere la scorta, mi fa usarle a cuor più leggero, ecco, e quindi insomma niente, sono contenta di averla presa. Poi è fighissima, quel tappo così in legno con lo spruzzino, figa figa figa. Ecco qua, questa qui l'avrete vista in mille video, eccola anche qui. E sempre di Now Bay ho acquistato anche il contorno occhi, questo qui. Questo avevo provato il tester l'ultima volta quando avevo preso il siero, perché mi serviva di più il siero rispetto al contorno occhi. Questa volta non me lo sono lasciato scappare. È sempre della linea appunto Detox, come potete vedere, ed è appunto un trattamento contorno occhi, ma è anche crema, quindi volendo si può utilizzare tranquillamente anche sul viso, da quello che ho capito, poi leggerò bene tutto meglio, ma la cosa interessantissima è che sono 30 ml, quindi è il doppio rispetto ai formati classici dei contorno occhi, infatti è un bel boccettone così, troppo bello anche il packaging di questo. Veramente veramente bello, e i prezzi comunque, pur sembrando un prodotto diciamo quasi di lusso, non sono assolutamente esagerati, perché se non sbaglio questa costava 8 euro, che però considerate un 30 ml, quindi se consideriamo quelli classici da 15 facciamo la metà, sono 4 euro circa per un contorno occhi, secondo me ci sta tutto, ecco, comunque rientra ancora nel low cost, considerando che è pure un prodotto biologico, per cui sono molto molto contenta. Tra l'altro, da quello che ricordo del tester, era molto profumato, aveva un profumo veramente buono, delicato, e una colorazione sul beigeolino rosino, che già un po' si intravede dalla confezione, dovrebbe teoricamente anche camuffare un pochettino le occhiaie, insomma avere quel colorino leggero leggero che un pochettino comunque dà quell'effetto più fresco al contorno occhi. Poi vedremo, insomma, sicuramente non la metterò in uso a breve perché ho mille robe aperte come contorno occhi, soprattutto ne ho tipo 5 o 6 aperti, vabbè, e quindi niente, anche le scatoline bellissime, molto molto carine, preso. E per finire mi hanno dato dei campioncini, non so cosa siano, Iceberg profumo, questo qui, Fleur de Mourier di Carl, questo qui, e Calvin Klein, questo qui. Vabbè, io non sono un amante dei campioncini, dei profumi, perché poi non li uso mai, cioè ce ne giro mille da tutte le parti, però poi alla fine non mi viene mai in mente di utilizzarli. Vabbè, come in generale i campioncini, in realtà non sono un amante dei campioncini in generale. E nulla, questo è tutto per oggi, è stato veramente faticoso, lunghissimo, ma spero di avervi tenuto un po' di compagnia, di avervi fatto vedere i miei acquisti. Scrivetemi magari sotto nei commenti se c'è qualcosa che avete utilizzato anche voi o che vi piacerebbe insomma provare, e poi ci vedremo insomma prossimamente negli altri video, e sicuramente poi una volta utilizzati ve ne parlerò, li vedrete nei top, nei flop, nelle review, eccetera eccetera. Per il momento è tutto, io vi saluto, un bacione,
Ciao ciao.